Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi una mod che mi ha sbalordito. Ma prima vorrei aprire una piccola parentesi perché mi sembra doveroso e anche per una questione di rispetto per tutti voi che mi seguite e che mi fate delle richieste, precisarvi che purtroppo non credo che mi occuperò del titolo della Turn 10 Forza Motorsport 7 perché sapete che a me piace approfondire gli argomenti, essere critico, giusto, eccetera, eccetera. Mi sono consultato con un mio amico Davide di DDN Tube, che vi consiglio assolutamente di andare a guardare, ad iscrivervi, perché è un artista, questo uomo qui, e merita davvero, che il suo lavoro venga riconosciuto. Quindi andate a vedere DDN Tube. Davide è un grandissimo artista. Quindi mi sono consultato con lui, ho fatto una parentesi per fargli un po' di pubblicità, ho deciso che per il momento non me ne occuperò e magari se volete sapere le ragioni farò un video dedicato. Bando alle ciance ragazzi, passiamo subito a parlare di questa fantastica mod che è la Renault RS01 Sport versione Trophy, che è stata presentata al Salone Mondiale dell'Auto a Parigi nel 2014, addirittura quasi con presunzione Renault ha annunciato che fosse più rapida di una GT sportiva Ferrari, quale punto di riferimento preso la F12, ma anche della McLaren 650S. Diciamo che se prendiamo la monoscocca in carbone che risponde agli standard della FIA LMP1 come la Porsche 918 Hybrid, diciamo che le premesse che aveva messo sul tavolo Renault facevano pensare bene che forse quello che avevano dichiarato non era così sbagliato. Fatta questa piccola premessa, ragazzi, ci diamo appuntamento dentro il casco. Bene, ragazzi, allora siamo finalmente dentro. Aspettate che tolgo le applicazioni, ecco qua. Siamo finalmente dentro questa RS01 della Renault. Il dettaglio è micidiale, è veramente una racing con chassis in fibra di carbonio. Vi ho fatto vedere nella presentazione la skin che ho scelto rossa, che è bellissima. Adesso vi faccio sentire questo. Senti qua. Suono mostruoso, vediamo se riusciamo a vedere un po' il dettaglio. Eccolo qua, dettaglio spettacolare, ragazzi. Cioè, io ve lo ripeto: l'HTC Vive o l'Oculus o quello che è, si apprezzano la profondità delle auto. Io ogni volta rimango sbalordito. Era da un po' che non usavo il casco su assetto corsa. Io direi di farci un giro. Siamo al Mugello, ragazzi, RS01 Trophy, ragazzi della ACM Modder. Qui hanno fatto un lavoro davvero mostruoso. Senti qua che suono. È potentissima. Monoscocca in fibra di carbonio, leggerissima. 270, 280 prendiamo, che sennò come al solito quando guido, ragazzi, sono di poche parole, però la resa grafica audio è super coinvolgente. Allora, parliamo di cose serie per quanto riguarda questa mod, la fisica, perché la prima cosa che salta all'occhio, ma che si sente nelle mani, è che l'auto comunica tutto quello che succede. L'unica cosa, e questo ne parleremo dopo perché l'ho provato un pochettino prima di iniziare a fare questo video, c'è un piccolo difetto, no, un'imperfezione, ma questo qua è che sono io che sono un po' troppo esigente.
comunica molto molto bene alle mani quello che sta succedendo, e quindi uno riesce ad anticipare e correggere eventualmente le proprie traiettorie. Quindi l'unica cosa che un po' mi infastidisce è che questa è una macchina che è stata concepita per essere un po' sottosterzante, scusatemi. A me piace il contrario, che sia un po' sovrasterzante, ogni volta mi confondo, che riesco a correggerle meglio. Infatti vedete che devo sterzare sempre di più, e qui mi potreste dire: Fabri, bisogna modificare il setup. Però siccome a me piace testarle senza toccare nulla, poi lo so che si possono correggere le molle eccetera eccetera, però tenevo a dire che di base è sottosterzante. Però è facile da guidare, potenza da vendere, grinta, mamma mia, con il casco ragazzi è qualcosa di allucinante, mamma mia, ogni volta. A gennaio viene a trovarmi un nostro caro amico Andrea Balocchi. Finalmente gli farò testare l'HTC Vive e magari sarà l'occasione per fare un video insieme a lui, come abbiamo già fatto per le mie vacanze quest'estate. Vedremo cosa ne dice lui, così avete l'opinione di un altro sim driver come me. Ma l'audio ragazzi è fatto molto molto bene. E adesso facciamo qualcosa che non abbiamo mai fatto, cioè ve la faccio vedere dall'esterno. Ecco qua, vediamo dall'esterno se riusciamo. Spero che si possa vedere come si deve. Oppla, l'interno così. Vediamo. Ok ragazzi, abbiamo fatto il giro di questa mod, abbiamo detto che il suono è pazzesco, che strutturalmente a livello tridimensionale è stata fatta veramente benissimo. Io ve la consiglio assolutamente, la trovate su Race Department. Faccio i complimenti ai ragazzi di ACM, perché onestamente è una macchina che merita già da sola di fare un campionato monomarca. Le skin sono bellissime. Ragazzi, io non ho null'altro da aggiungere se non di ricordarvi di passare a vedere il canale di Davide di DNTube, che veramente vale la pena, di andare a scaricare questa mod, perché anche se non avete il casco di HTC Vive vi assicuro che è super coinvolgente. Se il video vi è piaciuto, come al solito ragazzi, lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi se non l'avete fatto, e non esitate a commentare, e soprattutto se avete richieste cercherò di accontentarvi. Ci vediamo alla prossima da Fabrice, ciao!